per me il mare è vita, è libertà, è tutto. Io faccio anche delle belle nuotate qua. Ho sempre visto come immergersi e ritornare nel liquido amniotico di tua madre. Ogni tanto io mi accovaccio e faccio una capriola sotto l'acqua. Tante volte ho sentito che le persone mi sentono come un pericolo. Ricordo perfettamente, dopo che era finito il maxi processo e quindi con la scorta stavo per entrare in un cinematografo, una signora piuttosto anziana dà di gomito a suo marito, dice guarda chi c'è, c'è il giudice Grasso con la scorta, per sì e per no sediamoci lontano. Sole, potevi ordinare un po' di sole però. Un gestore di un campo di calcetto era diventato reggente di una famiglia mafiosa del quartiere e aveva progettato il sequestro di mio figlio proprio dal campo di calcetto che frequentava. Quando abbiamo saputo la notizia, io gli ho trovato una squadra a Roma e senza che lui lo sapesse, l'anno successivo del campionato ha avuto l'ingaggio in una squadra a Roma e per un anno ha vissuto con me a Roma. Vabbè, qui c'erano le stanze dei giudici. Qual era la stanza? Credo che fosse questa. Sono chiuse. Ah, questo. Non credo che abbiano spostato. Comunque, giudice Alate, ecco, questa era la stanza del giudice Alate. Ci hanno detto che resisteva anche a un attacco missilistico, cioè tanto è il cemento armato e le protezioni che ci sono, e è un problema di sicurezza. Tutto era raddoppiato nell'ipotesi che qualcuno dei giudici potesse venire meno, perché se manca un giudice e si deve sostituire, poi bisogna ricominciare da capo il processo, quindi poteva essere una strategia della mafia di uccidere qualcuno, è avvenuto anche con i terroristi, o un avvocato o un giudice popolare. Quindi c'erano più giudici popolari e anche i magistrati togati, cioè io avevo due colleghi che assistevano. Questi sono tutti gli atti di singole udienze. Ogni faldone è un'udienza. Io il mafioso ne avevo incontrato dietro le sbarre del carcere quando gli interrogavo. Comunque il problema non era tanto per me, quanto per i cittadini che finalmente vedevano in faccia i mafiosi dietro le sbarre. E dietro il più pericoloso delinquente c'è sempre l'uomo. Un bel particolare, una volta mi è successo di incontrare uno che avevo interrogato. E mi disse, dottore, io le sono riconoscente. Dico, perché? Dice, perché mi ha fatto riconciliare con la magistratura nel momento in cui mi ha offerto una sigaretta, perché allora si poteva fumare. Dice, mi ha trattato come una persona. Dico, ma perché è normale? Dice, no, assolutamente, guardi che non è normale. Ma c'erano anche situazioni drammatiche, come quello che si era cucito le labbra con un fermaio, che diceva che non lo facevano parlare abbastanza, che non gli credevano. Ecco, il riferimento che facevo era sempre avendo presente la loro umanità, e quindi che avevano dei figli, che avevano degli affetti, che se volevano aiutare a migliorare il nostro paese e anche i loro figli, la loro famiglia, che futuro gli davano? Un futuro di carcere, di sangue, di morte, di scontri con gli avversari, con la possibilità che venissero sparati da un giorno all'altro. E quindi questo per spingerli sotto il profilo umano a passare dalla parte della giustizia. Questa, ho visto che avete rimesso i tavoli tutti qua al centro. Questo è il soggiorno e quindi la cucina. Qui pranzavamo, sia pranzo e cena. Qua questo è l'angolo di relax, diciamo. E questa è la famosa porta che io ho creato, che invece di essere una finestra così, io ho fatto fare la porta finestra che dà in questo cortiletto
dove la mattina si faceva la corsetta, anche il presidente, io avevo portato anche una cicletta e quindi facevamo attività e proprio per risparmiare il tempo non facevo più la barba la mattina e piano piano mi è cominciata a crescere la barba, difatti poi siamo usciti con le barbe, siamo entrati senza barba. Là c'erano le stanze dei giudici popolari dove dormivano e le nostre stanze, la mia era in corrispondenza questa qua e io avevo studio e divano letto nella stessa stanza e con i fascicoli che stavano nell'armadio diciamo e dentro la biblioteca insomma del mio studio. Il turbamento, il groppo in golo che ho avuto quando sono uscito da quella porta lì, la prima volta, in cui c'era tutta quest'aula con i mafiosi dietro le gabbie, gli avvocati che riempivano qua, di là c'erano quelli agli arresti domiciliari che venivano però in aula, di là c'erano gli avvocati di parte civile che difendevano gli interessi delle vittime dei tanti omicidi che appunto noi andavamo a giudicare. Al maxi processo siamo arrivati perché Falcone e Borsellino, dopo tanti anni di omicidi non risolti, ad un certo punto hanno fatto una svolta nella lotta alla mafia facendo le indagini per questo processo, per il maxi processo. E quindi si inizia e per 20 mesi si sta in quest'aula ogni giorno. Francesca Morvillo, la moglie di Falcone, telefonava a mia moglie per chiedere come stava, dove andava, eccetera, eccetera, per sostenerla in questa solitudine determinata dalla mia clausura qua. Il mio rapporto con Falcone diventa molto più intenso quando io vengo chiamato da lui al Ministero della Giustizia. Nel tempo libero andavamo fuori a cena insieme alle nostre mogli quando ci raggiungevano a Roma. Insomma, una frequentazione pressoché quotidiana, sia durante il lavoro sia fuori. Facciamo questo processo che si conclude appunto con una camera di consiglio di 35 giorni, 19 ergastoli ai capi della cupola mafiosa, 2.665 anni di carcere divisi alle centinaia di mafiosi condannati. È nato qui appunto l'idea che la mafia si può vincere. È importante crederci. Bello questo scorcio del Teatro Massimo. Salve. Io sono, si ricorda, quello che lei ha nominato senza conoscerlo. L'ho nominato a cosa, scusa? All'autorità sciopero. Autorità sciopero. E come mai l'ho nominata io? L'ha nominato. Ma davvero? Perché ha visto il mio curriculum. Ha visto? Quando si nomina per il curriculum, non per le raccomandazioni. Visto? Così è. Grazie di tutto. Arrivederci. Salve. Mi ha nominato senza conoscermi, vedi, qua a Palermo è una cosa eccezionale, vedi? È una cosa eccezionale a Palermo. Adesso vederla così è un'altra città. Lì all'angolo dove sono le bandiere c'è l'ingresso dell'università, la facoltà di scienze politiche dove dobbiamo andare noi. Siamo perfettamente in orario. Alessio, i tempi calcolati bene, visto? Come sempre, l'istituto sta facendo una sperimentazione con una ventina di studenti per la tradizione orale della storia. Confrontano qual è la percezione dei loro genitori e quella di alcune delle istituzioni che vengono sentite. Quando invece poi usi l'esplosivo e ne usi 500 kg, è chiaro che è un'altra la strategia. Non può che essere un'altra che gli viene suggerita da... Io, finché non si scopre chi suggerisce a Rina di cambiare questa strategia e che non avrebbe avuto sostanzialmente, nonostante il bollo di Cosa Nostra, perché la fai a Palermo, e non puoi mai farla senza l'accordo della mafia del controllo del territorio, chi gliel'ha detto? Chi gli ha fatto cambiare questa strategia? Era meticoloso nella sua sicurezza. Cioè, rispettava, io ricordo perfettamente che qualcuno della scorta
gli voleva portare le borse, lui era sempre con due borse. Quindi, perché si portava tutte le carte a casa, studiava la mattina, quindi il lavoro se lo portava a casa. Esatto, e aveva queste due borse, c'è una foto che io ricordo e che ho rivisto, con queste due borse piene di carte, e uno della scorta ha detto: salve, che bello incontrarla. Ogni tanto viene. Eh sì. Che si sta facendo? Un giro? No, un giro per Palermo. Bene, tanti auguri. Arrivederci. Questa è una persona che non conosco. E quindi mi voleva portare la borsa e dice: no, voi avete bisogno di avere le mani libere, perché dovete impugnare le armi se c'è bisogno, non potete portare le mie borse. Per cui lui era veramente meticoloso nella sicurezza, ma difatti per poterlo fermare c'è stato bisogno di un atto di guerra. Questa è per la Cappella dei Martiri di Palermo, un po' come il Pantheon a Roma. Ecco, questo è l'equivalente del Pantheon, dove sono sepolti i più grandi uomini che la Sicilia, che questa terra ci ha dato. Posso trattenermi alla commozione perché tutta la mia vita è stata condizionata da quest'uomo, influenzata da quest'uomo. Quando io dovetti scegliere di andare, dopo il maxi processo, alla Commissione parlamentare antimafia, fu lui a spingermi. Così come dopo, quando lui andò al Ministero della Giustizia, fu lui a chiamarmi. Quindi, tutta la mia vita, diciamo, è stata influenzata, condizionata favorevolmente da questo collega e amico. Quando, dopo aver appreso la morte di Giovanni, sono tornato, andai nel mio studio e presi dalla borsa un accendino d'argento. Nel corso di un viaggio in aereo Roma-Palermo, Giovanni aveva tirato fuori dal taschino questo accendino e me lo aveva dato e mi aveva detto: tieni Piero, non è un regalo, ti do questo accendino perché ho smesso di fumare e me lo devi tenere, sappi che se riprendo a fumare me lo dovrai restituire, mi fido di te. E questo avveniva poche settimane prima di Rapaci, e da quel momento quell'accendino ha sempre accompagnato la mia vita. Nel momento in cui avevo difficoltà, in cui avevo delle cose da superare, nei momenti di scoramento o nei momenti in cui avevo bisogno di sentirmi consigliato, e lo tiravo fuori e lo accendevo. E ho avuto sempre cura di tenerlo efficiente. Girando questa rotellina, in questa fiamma, vedevo la scintilla degli occhi di Giovanni, ma anche la sua intelligenza, la sua forza, la sua determinazione nel portare avanti le sue idee. E questo per me è una sorta di reliquia che non abbandonerò mai. Alle 17:58 del 23 maggio 1992 saltò in aria questo pezzo di autostrada. Si ha una notizia dal posto di polizia dell'ospedale civico, in cui dice: è arrivato qui un'ambulanza con il giudice Falcone e un'altra con la moglie Francesca Morvillo. E quindi
batto i pugni sul muro e dico assassini, assassini, e vado verso l'ospedale. Quando arrivo, sto un po' davanti all'ingresso del pronto soccorso e vedo uscire Paolo Borsellino con un'aria veramente desolata, tristissima, e capisco che non c'era più nulla da fare. Non mi dice niente, ci abbracciamo lì davanti al pronto soccorso dell'ospedale e piangiamo per la perdita del nostro amico e collega. Per noi era Giovanni, anche per mio figlio ci aveva giocato a ping pong, sentiva le sue storie, lui ci scherzava, ci giocava, quindi anche mio figlio ha subito questa perdita, questa mancanza, e naturalmente lascia una sensazione di pericolo costante. Certamente ci è voluto un bel po' di tempo per riprendere la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti, però c'è stato il colpo immediatamente successivo di Borsellino dopo 57 giorni che ci ha fatto ripiombare in quella sensazione di pericolo costante, di paura. Due persone come Giovanni e Paolo non possono che lasciare un vuoto incolmabile. Il posto a tavola vuoto, pensando a quando lui veniva da noi e chiedeva un piatto suo preferito a mia moglie perché glielo preparasse, oppure Giovanni che si faceva quel cocktail terrificante di Coca-Cola e bourbon, whisky americano che aveva imparato quando era negli Stati Uniti. E queste cose, queste piccole cose non si potranno mai dimenticare né colmare, rimane una traccia indelebile nell'ambito della famiglia, però non ci si può sottrarre, bisogna andare avanti. ...57 giorni dopo il 23 maggio, Paolo Borsellino dopo pranzo si mette in auto da Villa Grazia di Carini lungo l'autostrada per Punta Raisi e viene verso di qua perché doveva accompagnare la madre a una visita dal cardiologo, già concordata da tempo. Difatti i mafiosi sapevano di questa cosa. Arriva qua, va per pressare il bottone del citofono e in quel momento esplode una Fiat 126 che era posteggiata proprio qua davanti. Il giorno dopo essere stato eletto senatore e avere preso possesso nell'aula di Palazzo Madama, sono stato eletto presidente del Senato e quindi 5 anni di un incarico istituzionale. Insieme con la scuola? Senza scuola. Ah, allora bagordi, non vi controlla nessuno, eh? Bene. Possiamo fare una foto? Come no? Di dove sei? Io di Firenze. Firenze? Verrò a Firenze qualche volta, poi ci incontriamo. No, essendo sempre in quel Senato, essendo sempre chiuso per la sicurezza e quant'altro, io mi perdo queste cose che mi danno la forza di continuare e mi arricchiscono, perché sapere queste cose, no? Ho lasciato una traccia e ho una speranza anche che questi ragazzi possano seguire ideali, valori, aiuta. Salve ragazzi, io qua ci ho passato 13 anni in questo ufficio,
buona parte della mia vita professionale l'ho passata in questo bellissimo palazzo. Questo è praticamente, diciamo, posso dire, il quartier generale della strategia antimafia da un punto di vista repressivo. Io ho avuto un grosso problema con mio figlio, come dicevo, aveva 14 anni quando io ho iniziato a scomparire per il maxi processo, perché il lavoro era tale che io uscivo la mattina presto e tornavo tardi, per cui non ci incontravamo. Quindi lui ha perso il padre sostanzialmente, che era anche il compagno di giochi nel tempo libero, facevamo sport insieme, giocavamo a calcio, facevamo windsurf, facevamo tennis, facevamo sci d'inverno, tutto assieme. Da un giorno all'altro il padre è scomparso, come se fosse inghiottito dal lavoro, quindi aveva una sorta di rancore verso questo lavoro che gli aveva tolto il padre. E io ho sentito questo sentimento presente per tanto tempo, l'ha compreso quando abbiamo appreso insieme la notizia della strage di Capaci. Ci siamo abbracciati e lì ho recuperato mio figlio, perché ha capito che per il nostro lavoro si poteva anche morire. Purtroppo Falcone e Borsellino hanno detto che noi non abbiamo potuto finire il nostro lavoro. Però noi possiamo continuare, perché anche Falcone una volta a Buscetta che gli ha detto: signor giudice, guardi che per quelle cose che stiamo facendo, le cose che sto dicendo io, saremo delegittimati, io sarò preso per pazzo e lei sarà ucciso. E Falcone tranquillamente, serenamente ha detto: non importa, dopo di me ci saranno altri magistrati che continueranno. E così è stato. Ho incrociato lo sguardo con chi ha progettato l'attentato nei confronti di mio figlio, che è il massimo che si può avere per provare un senso di rancore, vendetta anche. Capisco le vittime che non riescono a perdonare, e alle volte il perdono è un modo per cercare di trovare anche una pace interiore. Io posso anche perdonare, ma non dimenticare.